Salve a tutti ragazzi, qui è Lord Freud e rieccoci con un nuovo Let's Play di Euro Truck Simulator 2. Purtroppo per un mio problema tecnico, diciamo, mentre registravo un episodio è sparito il video ed è rimasto solamente l'audio. Quindi diciamo che ho fatto un viaggio senza registrare, ma tranquilli ragazzi che vi dirò che cosa c'è di nuovo. L'unica cosa nuova è che dal livello 1 in poi riceveremo dei punti abilità disponibili da mettere, per esempio a ADR, per specificare il trasporto di merci pericolose richiede professionisti ben addestrati, quindi noi potremmo scegliere se fare esplosivi, gas, 2 e 3 sono gas, liquidi infiammabili, oppure l'ultimo sono sostanze corrosive, queste qua. Io, visto che sono un masochista, prenderei le sostanze corrosive, così magari, essendo cose altamente nocive, avremo più possibilità di guadagnare soldi. Poi potremo scegliere anche lungo raggio, che praticamente ti fa guadagnare, per esempio, si divide in 5 gradi, 6 gradi, perfetto. Al primo grado più 5% di maggior guadagno per trasporti superiori a 250 km, carichi fragili per le cose fragili, preziose, consegne puntuali e guida economica. Va bene. Vuoi assegnare i punti abilità? Sì. Ok, allora adesso andiamo a fare un'offerta di lavoro. Dobbiamo scegliere per forza il lavoro dipendente, visto che... bello, questo qui è bello alto. Dobbiamo scegliere un lavoro dipendente, visto che non abbiamo ancora una nostra azienda. Quindi, andiamo subito a spiegare. Allora, possiamo scegliere come mostrare i viaggi in base al prezzo, alla distanza per il prezzo, cioè il prezzo per la distanza, alla scadenza, all'origine, alla destinazione, alla lunghezza del tragitto e al peso del carico. Noi sceglieremo sempre dal prezzo più alto, quindi scegliamo questo camion qui, questo scarico, diciamo. Dobbiamo portare degli autoricambi. Quando dobbiamo scegliere dei lavori dipendenti, ci dovrà far portare il camion da lui scelto. Tipo qui ci far portare un Majestic, qui un DAF, qui un Iveco, DAF e di nuovo DAF. Quindi accettando questo lavoro con il doppio clic porteremo questo camion da loro scelto. Quando avvieremo la nostra azienda, anzi, e compreremo il nostro camion, credo che nei prossimi episodi sarà tutto già, attiveremo già la nostra azienda facendo un prestito alla banca e vedremo come funziona la nostra azienda su per giù. Hai ricevuto una nuova mail, quindi facciamo esci, mail, ha bisogno di denaro, noi possiamo aiutarla, come vi avevo detto, la banca ci può fornire un prestito. Possiamo vedere che ci può dare 10.000 euro, 50.000 euro o 100.000 euro da restituire a 290 euro al giorno, 1.445 al giorno, 2.887 al giorno. Quindi io proporrei prima di fare una bella sommetta di soldini e poi fare un bel prestito in modo da non rimanere a secco. Quindi andiamo su guida adesso e ci avviamo a fare questo... allora accendiamo il motore e ci avviamo a fare questo scarico. Ok, selezioniamo tutto e ci prepariamo, dai. Controlliamo se viene qualcuno, non ci viene nessuno, prendiamo uno.
Il semaforo è verde per la prima volta. Ok, come hanno detto. Per frenare velocemente, dopo il freno normale, premete anche spazio, che sarebbe il freno a mano poi. Ora non so se l'ho disattivato. Ok, disattivo reattivo. Cioè ora è disattivo. Avete capito, dai. Allora, ragazzi, dei vostri feedback che mi sono arrivati, ho notato che la serie, diciamo, il gioco che più volete è Slender. Quindi volete che vi registri Slender. Dai. Perfetto. Vedete? Così si riceve una multa. Mi raccomando, non fatelo anche voi. Ovviamente abbiamo sbagliato anche strada, credo. La possiamo rimediare girando dopo. Facendo una mega inversione qualora fosse possibile. Ah no, si può ancora rimediare dopo. Ok, quindi dicevo, dai vostri feedback ho notato che il gioco che volete che registri maggiormente è Slender. Ebbene, vi farò anche Slender, non vi preoccupate. Che altro dirvi? Vi ringrazio davvero di cuore per una nuova mail. Dopo la leggo, quando sono in autostrada. Scarsa ora, leggo adesso. Abbiamo bisogno di autotrasportatori autonomi. Ah, questo sempre quando avremo la nostra azienda ci interesseremo a questo. Dicevo, vi ringrazio davvero di cuore per l'altro video di Euro Truck Simulator 2. L'episodio è andato davvero benissimo. A quanto pare vi è piaciuto molto. Ve ne sono davvero grato per tutte le visualizzazioni che mi avete fatto fare. Grazie davvero di cuore, ragazzi. Si avvicina la notte. Cento chilometri orari sfiorati. Don't try this at home, eh? Non fatelo anche voi a casa. Rischio ribaltamento. Oh, ok. 110 sfiorati proprio di brutto. Sa che da quel che ho notato, ragazzi, mi sa che dovrò fare i video leggermente più corti rispetto all'altro. L'altro era quasi di mezz'ora e credo che i video d'ora in poi ve li farò da 10 minuti, massimo 15 minuti. Ditemi sempre se vi va bene così o se volete proprio i video lunghi, da mezz'ora, da 40 minuti. Basta che me lo fate sapere e tutto verrà esaudito secondo le vostre opinioni. Lasciate tutto scritto nei commenti, mi raccomando. Oppure mandatemi un messaggio privato, scegliete voi. In un modo o nell'altro, basta mi fate sapere come volete, che mi muova. A breve aprirò anche un mio canale privato
per poter ampliare, diciamo, tutte le serie che non posso fare qui su questo canale per problemi di tempo. Sul mio canale invece posso fare molte più serie, anche contemporaneamente volendo. Quindi quando lo aprirò poi vi farò presente il link, così ci date un'occhiata se vi serve, se volete darci un'occhiata sempre, ovviamente. Ancora dritto. Mancano ancora 125 km. Perfetto, direi. Davvero, davvero perfetto. Devo passare io. Minchia, ti stavi buttando in mezzo, bastardo. Superiamolo, superiamolo. Yeah! Ce l'abbiamo fatta. E passa, minchia, da 10 minuti che mi vuoi sorpassare. Del capo c'è un buco in una gomma. La macchina del capo c'è un buco in una gomma. Speriamo che le mie non si buchino mai. La macchina del capo c'è un buco in una gomma e noi la aggiusteremo con il chewing gum. Deceleriamo, mettiamoci su questa corsia e ora scendiamo. Dusseldorf, Hostfart.
Le curve a 100 all'ora non le voglio fare. Altrimenti ci ribaltiamo. Le curve a 100 all'ora non le voglio fare. Altrimenti ci ribaltiamo. Oddio, che ho preso un palo. Spendiamo le luci, non spende già un cazzo. Ricordo con la L si accendono le luci, con la P reggi i cristalli, con la J gli abbaglianti. Oddio. Perché si sta fermando il motore? Retarder attivato, premi il seguente tasto. Ah, quindi qua. Ah, il retarder sarebbe una specie di coso che ti fa fermare da solo. Vabbè, comunque facciamo gli abbaglianti. Yeah, fai l'incidente. Oddio, ci va. Bene, camminiamo con questi accesi. Spero che fate un incidente. Ci diamo la freccia, già da mo'. C'è nessuno dietro. Con l'acqua si suona, con questo si fa le abbaglianti. E via sul cammello. Che mo' ci andiamo di nuovo dopo. Duisburg. Duisburg. E a Duisburg devo andare. Sì, camminiamo nella terra. È bello fare l'abbagliantine. Siamo quasi arrivati. Dai, accelera, cazzo, in salita. Dai, 2 chilometri. Vuoi accelerare? Un chilometro. So perché sta andando a 26, 28. Bah, comunque. Comunque sia, siamo arrivati, ci diamo la freccia. E vai, era ora.
Dai. Perfetto, missione compiuta. Ottimo lavoro. Ci hanno dato 3.700 euro. Perfetto. Che dire ragazzi, per questo episodio è tutto. Non dimenticate di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati sulle news del canale e del forum. Mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto e per farmi capire che devo continuare la serie. E commentate se avete consigli o domande da fare. Per questo episodio è tutto, alla prossima da Lord Freud. Ciao!